Si è svolta anche ad Arezzo la cerimonia per i 199 anni dalla fondazione della Polizia Penitenziaria, una componente delicatissima che vigila nelle carceri sia per la sicurezza ma anche per donare quel grado di umanità che in luoghi come i penitenziari è davvero fondamentale. Il nostro lavoro è molto particolare, la gente spesso non conosce esattamente quello che facciamo, siamo un corpo che lavora all'interno di un istituto e sicuramente la gente a volte ignora le difficoltà che possiamo avere nel comunque gestire soggetti, persone che sono ristrette e private della libertà. Bisogna conoscere quella che è la complessità del lavoro penitenziario e della polizia penitenziaria, che contribuisce non solo alla sicurezza, al mantenimento quindi dell'ordine e della sicurezza nell'istituto, ma anche e soprattutto al contatto umano, a quell'aiuto che è necessario per chi purtroppo ha perso la libertà e quindi per un certo verso effettivamente sono anche degli educatori, sono attenti ai bisogni delle persone e quindi è un'attività veramente importantissima sul piano sociale e sul piano umano. Lei ha lanciato tanti gridi, non di allarme, di aiuto, di attenzione, no? Da qui dentro verso l'esterno. Sono stati accolti? In parte sì, abbiamo dei volontari che regolarmente frequentano l'istituto e ci aiutano in questo lavoro. Infatti la rieducazione non deve avvenire dentro le mura del carcere, ma siccome deve essere proiettata all'esterno, occorre la volontà, l'aiuto e il sostegno della comunità, perché devono ritornare nella comunità. E quindi facciamo appello alle persone sensibili, alle istituzioni, perché ci sia, come dire, questa rete di sostegno per riscattare la dignità umana di chi è in carcere e che deve ritornare, come dire, a pieno diritto nella società.